tecnologie cambiano continuamente il nostro quotidiano. Il comportamento di ogni individuo è soggetto a cambiamenti significativi, molto spesso inconsci. Guardiamoci intorno. Credenze e bisogni, anche emotivi, identità, ricerca del controllo o di certezze, sono continuamente modificate da nuovi strumenti e norme e da fatti quanto mai fortuiti a livello individuale o di gruppo. Indagini di questo tipo occupano da centinaia di anni studiosi e ricercatori. Le scienze comportamentali hanno scandagliato il cervello umano e osservato reazioni per capire come siamo fatti, scoprendo trappole cognitive e pregiudizi o certificando come siamo diversamente sensibili. Rilevare e analizzare i comportamenti ci permette di identificare scenari e comprenderne le loro dinamiche, per costruire le basi del futuro quotidiano con nuovi spazi, nuove tecniche e tecnologie. È un processo comune nel marketing che fa nell'analisi dei comportamenti una religione e cerca di influenzarli in direzione di un prodotto, di un brand, proponendo uno stile di consumo. Sostanzialmente una parte di mondo ideale da acquisire. I consumatori nel marketing sono personas o cluster, o anche tipologie, al centro di un'osservazione sistematica da parte delle imprese come consumatori e sempre più come consumatori digitali, quindi connessi. Economicità, sostenibilità e social responsibility sono tra i valori che compaiono più forti nelle survey. La necessità di ridisegnare scenari per accedere a un livello di vita quotidiana superiore emerge in tutte le fasce. Al forum del futuro quotidiano consideriamo l'individuo un singolo, sempre al centro, nel suo agire ordinario, personale e collettivo, connesso sia digitalmente che fisicamente. Come direbbero gli esperti di marketing, mettere al centro i comportamenti ci permette di passare dal customer journey a una user experience individuale, ma anche di far partecipare il singolo, consciamente o inconsciamente, alla definizione di nuovi scenari, al progetto del futuro condiviso, interconnettendo cultura, dotta o popolare e mercati. Analizzare i comportamenti ci evidenzia spesso aspettative non palesate, quindi consente di identificare nuovi ambiti dove soddisfarle, permettendo agli individui di modificare i loro comportamenti, i comportamenti della società, secondo uno stile di vita a loro più consono. La complessità del percorso del forum del futuro quotidiano è nel cambio di mindset che deve caratterizzare tutti gli addetti ai lavori, pubblici o privati, di ogni settore, per mantenere, in molti casi recuperare, la fiducia degli individui. La progettazione del futuro quotidiano deve avere nell'attenzione all'evoluzione dei comportamenti e delle aspettative gli elementi portanti per creare ricchezza e benessere diffuso, non solo top, ma anche pop.